Per preparare gli involtini inizio dalla farcitura. Elimino la crosta dal panino non fresco e ricavo la mollica. Dopo averla tagliata grossolanamente, la trasferisco in un robot da cucina e aggiungo tutti gli aromi. Il prezzemolo lavato e asciugato. Sale, pepe, maggiorana e la scorza del limone lavato ed asciugato. Trito questi ingredienti fino ad ottenere un composto sabbioso. Trasferisco il composto in una ciotola e aggiungo dell'olio. Il trito dovrà risultare alquanto umido. Fatto questo, stendo le fettine di carne, le aggiusto di sale e le farcisco con oltre la metà del trito. Una piccola parte la conservo per la cottura. Quando stendete la farcitura, fate una leggera pressione con il dorso del cucchiaio per farlo aderire meglio. E lasciate libere le due estremità di ogni singola fettina. Arrotolo le fettine formando gli involtini e li fermo con uno stecchino. Prima di trasferire gli involtini nella pirofila, la ungo con un filo d'olio e distribuisco un cucchiaio di trito che ho messo da parte prima. Ripeto con olio e trito dopo averle posizionate. Inforno in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Salve amici ed amiche, quest'oggi andremo a preparare dei bocconcini di pollo gustosi. Per realizzare i nostri involtini di pollo saporito ci occorrono delle fettine di petto di pollo tagliate molto sottili, della mortadella tagliata a fettine, in questo caso invece non troppo sottili, del formaggio morbido, circa 100 grammi, della farina, sale e olio quanto basta. Iniziamo tagliando le fettine di mortadella a pezzetti piccoli. Ripetiamo la stessa operazione anche per il formaggio. Potete in alternativa utilizzare una mozzarella passita. Salite
tagliamo leggermente le fettine di petto di pollo, quindi su ognuna di esse andremo ad adagiare un po' di mortadella e un po' di formaggio morbido. Quindi non faremo altro adesso che ripiegare arrotolando. E fermeremo il tutto con uno stuzzicadenti. Quando avremo completato tutti i nostri rotolini di pollo, non ci resterà altro che ripassarli nella farina così da sigillarli. E adagiarli in una pentola in cui avremo posto sul fondo un po' di olio extravergine di oliva. A questo punto non ci resterà che far cuocere i nostri rotolini di pollo gustosi a fiamma bassa, rigirandoli più volte per consentire di cuocersi da tutti i lati. Se necessario potete aggiungere un goccio d'acqua o, se preferite, sfumare con un po' di vino. Oggi andremo a preparare del petto di pollo impanato allo zenzero. Quello che ci occorre sono delle fettine di petto di pollo tagliate sottili, del pane grattugiato, un po' di prezzemolo e un cucchiaino raso di zenzero in polvere, ovviamente sale e olio per friggere. Ovviamente il primo passaggio da compiere è quello di salare le nostre fettine di petto di pollo. Uniamo quindi nel pane grattugiato sia lo zenzero in polvere che il prezzemolo tritato, quindi in questo modo. Mescoliamo insieme tutti gli ingredienti. Quindi ora non dovremo far altro che ripassare ogni fettina di petto di pollo nella panatura che abbiamo preparato, così da rendere ogni fettina croccante. Io non sto utilizzando l'uovo, proprio per lasciare le fettine molto leggere, light. Anche l'olio che andremo ad utilizzare non sarà eccessivo. Aggiungete un filo d'olio in una padella antiaderente, portiamolo a temperatura e andremo quindi a friggere in questo modo le nostre cotolette di pollo. In più io vi consiglio anche di irrorare con il succo di mezzo limone per rendere la carne ancora più morbida. Andiamo quindi ad adagiare le nostre fettine di petto di pollo all'interno della padella. Come vedete, olio abbiamo usato davvero poco. Andiamo ad irrorare con il succo del limone. Ovviamente avrete cura di rigirare da entrambi i lati le vostre fettine. Quando sarete soddisfatte della doratura che hanno raggiunto, le andremo a togliere e poggiarle su un vassoio con carta assorbente, così da eliminare l'olio in eccesso. Se ne avete necessità, ovviamente, potete integrare con un altro po' di olio o di succo di limone, o entrambi. Le nostre cotolette di pollo allo zenzero e limone sono pronte, non ci resta che servirle calde. Se questa ricetta vi è piaciuta, noi vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, a lasciare un like o un commento. Alle prossime ricette, ciao da Margi!